Cari amici di Radio Maria, buona giornata a tutti. Sono le 9:04 minuti di giovedì 29 agosto 2024. Pace e gioia a tutti voi, cari amici in ascolto, e che la luce della parola di Dio guidi i nostri passi nel corso di questa giornata, sulla via della verità, del bene, sulla via della pace. Andiamo al nostro programma, la lettura cristiana della cronaca della storia. Cari amici, oggi come pensiero spirituale volevo mettere a fuoco una delle, diciamo così, delle tranelli di Satana con i quali riesce a sviarci, quando ovviamente, come sappiamo, Satana, quelli che ha già sviato, si dà un'occhiata, poi li vede ben incamminati sulla via della perdizione e li lascia andare. E invece quando c'è stato, è molto preoccupato per quelli che vanno sulla via della salvezza, quindi sono le anime devote, sono le anime che amano Dio, il prossimo, sono le anime che si mortificano, quelle che lo preoccupano, perché poi possono anche trascinare gli altri. E quindi tutta l'astuzia di Satana viene concentrata su come sviare le anime devote. E ovviamente fra le anime devote ci sono le schiere dei mariani, soprattutto, e verso le quali Satana ha una particolare avversione. Comunque quello che vi sto spiegando è uno dei classici della teologia mistica, della teologia spirituale, del cammino di perfezione, e cioè che Satana concentra le sue attività soprattutto su chi è impegnato appunto sulla via della santità, e ha una tattica particolare, e cioè evidentemente, trattandosi di persone che sono, diciamo, ormai avanti nella conoscenza della, diciamo così, del cammino di perfezione, che sono anche temprate dall'esercizio delle virtù e nella mortificazione dei vizi, sa che non le può scardinare da un momento all'altro. Quindi, prima di tutto, li studia a fondo, perché ognuno di noi ha i suoi lati deboli e i suoi lati forti. Allora, d'una persona, Satana cerca soprattutto i lati deboli, cioè come quando un ladro fa il giro di una casa e cerca di vedere qual è il luogo migliore per entrare e per rubare. Così il diavolo fa lo stesso. E però lo fa senza suscitare l'attenzione, cioè lo fa in modo tale, lo fa come proprio fa la serpe che si insinua silenziosamente, e quando tu non la vedi e magari la pesti e ti morde mortalmente. E così fa l'avversario, e cioè non parte all'assalto di un'anima, diciamo così, in un modo roboante, perché verrebbe respinto. Lo fa in un modo subito e silenzioso, cominciando dalle cose più piccole. Così fa con noi, cari amici. Per esempio, Satana sa che uno dei baluardi con cui chi fa il cammino di perfezione combatte è quello della preghiera, come ci raccomanda la regina della pace, che ci raccomanda la preghiera intensa, la preghiera direi 24 ore al giorno, cioè ci raccomanda uno stato di preghiera, cioè una situazione esistenziale di preghiera con la quale si può anche lavorare ovviamente e fare tante altre cose, ma imbevute dalla preghiera. E quindi quel vigilate dell'esortazione di Gesù agli apostoli, che poi invece si sono messi a dormire, quel vigilate riguarda una situazione esistenziale continua, cioè un modo di essere, uno stare attenti, un avere la luce e avere gli occhi pronti e accogliere qualsiasi movimento del nemico. E quindi però questo stato della vigilanza continua tu lo puoi sostenere giorno e notte mediante la preghiera continua, mediante, come dire, il riferimento continuo a Dio, il riferimento continuo a Dio, Santissima Trinità, che è presente nel tuo cuore,
E quindi questo stato di vicinanza continua fa sì che qualsiasi rumore sospetto, qualsiasi fischio sospetto, l'anima lo avverte e sta attenta. Così, per esempio, abbiamo fatto l'esempio della preghiera. Magari un giorno non c'è voglia di pregare, sei un po' stanco, rimandi e trovi anche ovviamente una scusa per farlo. Poi magari fai altre cose, però tralasci la preghiera. La tralasci un giorno, la tralasci due giorni, poi pian piano Satana ti vuole allargare, diciamo così, vuole allargare il foro attraverso il quale passare e ti fa, come dire, cerca di diminuire la tua intensità nel pregare, cerca di diminuire la tua attenzione, la tua vigilanza, cerca di raffreddare il tuo entusiasmo, cerca di inserire altri interessi che ti distraggono e tutte cose che noi magari avvertiamo, però non vigiliamo, non reagiamo. E lui è molto attento nel vedere se reagisci o meno. Se vedi che non reagisci, se vedi che comunque la botte perde acqua, nonostante il buco, per cui perde il vino, possiamo dire, se Satana vede che uno non reagisce, allarga, fa magari un altro buco, allarga finché poi la botte è vuota. E così indebolisce Satana. Ci indebolisce nel combattimento spirituale, offusca la nostra capacità di discernimento, indebolisce la nostra volontà nel reagire, per cui quando giudica che siamo abbastanza indeboliti, sfera l'attacco finale, crea la trappola finale. È quello che fa i cacciatori con gli uccelli, insomma. Il cacciatore ha messo la trappola in un determinato posto, poi guarda l'uccello come si sposta, come si avvicina e magari cerca di incamminarlo verso diciamo, la trappola finché non ci cade dentro. Questo, cari amici, è un avvertimento, un ammonimento che ci fanno i maestri di spirito, ma tantissimi maestri di spirito dicono che appena sorge una tentazione, quando è ancora in germe, quando ancora sta spuntando, bisogna stroncarla decisamente. Certo, cari amici, non è facile identificarla. Cioè tu magari hai incominciato a tralasciare le preghiere o magari hai incominciato a frequentare una persona che sai che comunque è pericolosa e non hai quella, proprio per la tua svogliatezza, per la tua mancanza di intensità nell'analizzare la tua situazione spirituale, la tua mancanza di chiarezza, discernimento, come diceva San Bernardo, purtroppo è un uccello raro, beato chi ce l'ha. Quindi tu sei tentato, ma non ti accorgi che è una tentazione. Per cui vai avanti, magari frequentando sempre quella persona, oppure facendo determinate cose, oppure tralasciando determinati impegni, così che si allarga la falla. E poi, cari amici, appunto come dicono i maestri di spirito, quando il serpentello, per così dire, è cresciuto, poi è difficile fermarlo, è difficile prenderlo, è difficile arrestarlo, è difficile, cioè, sradicare, è come sradicare un erbaccio infestante. Quando ha messo le radici, poi è difficile sradicarla. E così, invece, quando uno va a guardare tutti i giorni il giardino e vede le erbe infestanti che incominciano a crescere, a germogliare, le va a estirpare una ad una. E così dobbiamo fare noi, cari amici, nel nostro atteggiamento spirituale. Cioè dobbiamo sradicare la zizzania, che chiamiamo le erbe infestanti,
perché la zizzania è un vizio particolare. Le erbe infestanti sono un po' tutto il panorama dei vizi. Devo essere pronti a sradicarle, perché quando diventano grosse poi non ce la fai più. Quindi questo, cari amici, è un grande avvertimento nella vita spirituale, anche perché poi noi cosa facciamo? Siamo in uno stato di non vigilanza, di debolezza, ma non entriamo in allarme. Non entriamo in allarme, magari lo giustifichiamo. Magari frequentiamo una persona che ci può deviare, ma noi, ecco, siccome tutto sommato abbiamo deposto le armi dalla vigilanza, cosa facciamo? Troviamo delle scuse per continuare a frequentarla. Troviamo delle scuse per continuare a dormire invece che alzarsi e dire le preghiere del mattino. Insomma, per Satana ogni forma di debolezza è un'occasione che non perde. Ma guardate che l'espressione della Madonna, Satana non dorme, è molto densa. Cioè, forse fa riferimento a quel brano del Vangelo dell'agonia di Gesù a Getsemani, quando gli apostoli dormivano. Gli apostoli dormivano, ma Satana non dorme, tant'è vero che Giuda era sveglissimo. Quindi, cari amici, l'esortazione che vorrei farvi è proprio questa. Ci deve essere da parte nostra una vigilanza continua, in modo tale che Satana non riesca a trovare, diciamo, delle debolezze per frenare il nostro cammino di santità, per frenare, per diminuire il nostro entusiasmo, per spegnere il nostro fuoco, per portarci alla tiepidezza. Cioè, il suo obiettivo è proprio questo. Cioè, buttare acqua che spenga l'entusiasmo e poi portarci alla tiepidezza e poi portarci addirittura al male, al peccato, e quindi, come dire, in situazioni dalle quali poi lui, appena siamo caduti gravemente, cerca di consolidarle, ovviamente, per cui può capitare, è capitato anche a tanti che fanno il cammino di perfezione, di essere stati raggirati da Satana e quindi di essere stati indeboliti, di aver peccato gravemente, e poi, cari amici, finché si arriva lì non ha ancora vinto il demonio, perché se tu poi apri gli occhi, ti accorgi dell'inganno in cui sei entrato e della trappa in cui Satana è riuscito a rinchiuderti, per cui hai fatto magari anche un peccato grave, e se tu ti accorgi e subito corri ai ripari, ti penti davanti a Gesù crocifisso e vai a confessarti, e vai a confessarti sinceramente, facendo, come dire, tesoro dell'esperienza che hai fatto, perché un'altra volta starai più attento, non mollerai la guardia, per così dire, non darai spazio alla serpe di entrare. Se tu fai questo, Satana in fondo ha perso e tu hai vinto nonostante la caduta. Ma lui farà di tutto, quando è riuscito a darti il colpo mortale, farà di tutto perché tu rimanga lì, così, in quella situazione di peccato grave, per cui cercherà subito di raddoppiare quel medesimo peccato, e di magari intensificare quella frequentazione, per dire, fare un esempio qualsiasi, o per leggere, fare determinate letture, o comunque il ventaglio immenso dei peccati su cui Satana ci spinge. Allora, se tu gli dai spazio, lui consolida la sua vittoria, cioè aggiunge trappole a trappole, ti trascina sempre più in basso, finché poi sei legato come un salame e non ti muovi più. Cioè è riuscito a metterti i ceppi di ferro ai polsi e alle caviglie,
poi è difficile che riesca, se non per grazia immensa di Dio, che riesca a liberarti. E guardate, cari amici, che quelle situazioni esistenziali sono molto peggiori di quelle che noi possiamo avere, diciamo, in carcere, perché lì è un carcere eterno, cioè se sei diventato una sua preda dovrai sudare sangue poi per uscirne fuori. Quindi vigila prima, stai attento prima, combatti l'orso prima che entri in casa e ti manda all'aria tutto. Questo, cari amici, dobbiamo fare, questo è il tema della vigilanza su noi stessi giorno per giorno, stando molto attenti a tutte le insidie che lui ci tende, ma anche a tutte le false giustificazioni con cui noi giustifichiamo, diciamo, la nostra pigrizia spirituale. Bene, carissimi, con questo abbiamo toccato un argomento che ci riguarda personalmente nel nostro combattimento spirituale quotidiano, facciamone tesoro. E cioè, a Satana basta un piccolo vuoto per incominciare quello che lui ha in mente fin dall'inizio, cioè cominciando con le piccole cose, ti porta poi al tracollo di te stesso. Adesso, cari amici, noi ovviamente ci dedichiamo anche alle cose che accadono in questo mondo, in particolar modo alla guerra, perché questo è un tema dei 10 segreti, indubbiamente, e anche ovviamente a tutto ciò che riguarda la fede e la Chiesa, perché anche questo è un tema fondamentale per il tempo dei segreti. La nostra riflessione mattutina è nel quadro, come sapete, della visione della storia che ci ha proposto la Regina della Pace, che è qui da 43 anni per aiutare la Chiesa e il mondo stesso a superare quella fase della storia che è contrassegnata dal primo grande combattimento spirituale dell'Apocalisse e che avrà come protagonisti proprio uno dei protagonisti è proprio la Chiesa. Quindi in questa luce che noi impostiamo i nostri ragionamenti mattutini, che comunque sono, come dire, in grande sintonia con la Madonna, con il suo piano di salvezza che si è espresso in questi due secoli in tante apparizioni, in particolare in quell'asse, possiamo dire, in quel piano, quel progetto di salvezza straordinaria e di cambiamento della storia, che è quello che va da Fatima a Medjugorje. Insomma, la Madonna è attiva, lo sta portando avanti e non c'è nulla di più interessante. Non c'è nulla di più interessante e interessa a tutti, anche i lontani, anche quelli che non credono. Interessa queste cose, interessano anche quelli che non credono, perché si rendono conto che così come va il mondo, va a una deriva irrefrenabile, precipita in un abisso irrecuperabile. E perché, figuratevi, se Hegel, questo filosofo tedesco del secolo scorso, dell'Ottocento, diceva che là dove passano le idee, dopo 50 anni passano i cannoni. Voi pensate cosa dovrebbe dire oggi, là dove passano le idee, ma l'odio, la bomba atomica dell'odio, e dopo cosa seguirà? Seguirà la morte e la distruzione del mondo. Purtroppo è così, cari amici, ma la Madonna è qui perché con il nostro aiuto vuole cambiare il mondo e vuole che il mondo entri in un tempo di pace. E questo la Madonna lo farà con il nostro aiuto. Noi siamo qui per aiutarla. Facciamo del nostro meglio per aiutarla. Noi siamo qui anche andando conto corrente e non abbiamo interessi personali di nessun genere, se non quello di aiutare lei, perché aiutando lei aiutiamo la Chiesa, aiutiamo l'umanità intera. Chiaro? Allora, ho letto un articolo questi ieri per caso, perché era già un paio di giorni che era sul Corriere, che è molto interessante. È molto interessante perché alla fine
ci si chiede, dopo 2 anni e mezzo di guerra, il bilancio è sicuramente negativo, perdente, sia per la Russia sia per l'Ucraina. Per cui ci si chiede se andando avanti così a chi giova. Giova né alla Russia né all'Ucraina e tantomeno poi all'Occidente che sta sostenendo una guerra comunque che è costosa e che non ha tutte quelle risorse che ha la Russia e poi nuoce al mondo intero, insomma, non c'è dubbio. Sappiamo il discorso del Papa molto chiaro, molto logico. Tutti i soldi che buttiamo nelle armi potrebbero risolvere i problemi della fame e della malattia nel mondo. Pensate che a che insania siamo arrivati. Per cui per cui anche la politica, per quanto sia infiammata negli opposti schieramenti, parlo della Russia e dell'Occidente, però alla fin fine le somme bisogna tirarle, insomma, cioè, si sta facendo una guerra inutile. A questo punto cerchiamo di trovare un compromesso e facciamo pari e patta, che ci guadagniamo tutte e due. Questo è comunque un discorso che potrebbe entrare nei ragionamenti e scalfire l'intransigenza che c'è da ambedue le parti. Nell'Ucraina un'intransigenza fondata, un'intransigenza giusta, perché l'Ucraina dice noi rivogliamo i nostri confini riconosciuti dall'ONU, quindi il diritto dà ragione all'Ucraina. Ma la Russia, d'altra parte, con la sua teologia della conquista e della Santa Russia, dice che lei, l'Ucraina non esiste, che deve essere assimilata alla Russia, che il Donbass, eccetera, tutti i ragionamenti che giustificano quella che loro chiamano l'operazione speciale, insomma, ma che poi sono da collocare nella loro fase neoimperiale, insomma, ormai è chiaro a tutti. Non conto più gli storici che lo mettono in luce, che con la caduta del comunismo in realtà è cominciata una nuova fase, che era del putinismo, che è un'alleanza tra Chiesa ortodossa e Stato russo, il quale è sempre quello. Prima si chiamava comunista, poi si chiama zarista, si chiama putiniano, però è una casta a potere che domina sul popolo russo, che è un popolo, ha detto anche dalla stampa occidentale, è un popolo intelligente e che ama la pace, alla fine non ha molta voglia di fare la guerra e che è costretto a farla, detto in parole povere. Quindi, diciamo, ci sono tanti elementi per cui le reciproche intransigenze potrebbero allentarsi e quindi arrivare perlomeno a un cessate il fuoco nel giro di qualche mese o di un anno. Questi sono ragionamenti che si trovano qua e là sono molto sotto traccia, come era sotto traccia con lo scambio di prigionieri che c'è stato qualche settimana fa, che ha stupito il mondo, con lo scambio di prigionieri fra l'Occidente e la Russia, nessuno se l'aspettava, cioè frutto di un lavorio. Ho qui davanti a me un articolo di un economista tedesco, che comunque è quotato, diciamo, che si chiama Wolfgang Munkau, il quale dice che secondo lui entro un anno è possibile una pace sporca, come la chiama lui, sporca, perché non piacerà a nessuno dei due. Entro un anno, secondo lui, la guerra fra Russia e Ucraina terminerà con una pace sporca, perché sono le cose che portano lì. Vediamo allora questo articolo, a mio giudizio questi ragionamenti a mio parere vanno valutati e vanno anche diffusi, perché alla fine c'è un bilancio di 2 anni e mezzo di guerra, 1 milione di morti. Fra Russia e Ucraina sono 1 milione di morti in 2 anni e mezzo di guerra, distruzioni in mani. Adesso la Russia comincia a avere la guerra anche in casa, quindi non so se potrà andare avanti ancora con lo spauracchio delle bombe atomiche o dovrà invece sedersi a un tavolo per negoziare una pace, diciamo, ragionevole.
Allora, vediamo questo articolo che a mio parere ci aiuta anche a capire, perché poi le televisioni e i giornali così non ti danno notizie frammentarie, non ti danno una visione d'insieme, per cui quello che ti dicono oggi l'ha già dimenticato domani. Invece noi dobbiamo molto realisticamente prendere quello che ci dice la Madonna, che con la preghiera si possono fermare le guerre per quanto violente si siano, questo dal punto di vista soprannaturale. Dal punto di vista invece della concretezza storica, cioè la possibilità di negoziati che portino un cessato il fuoco, almeno quello. Queste dunque sono, diciamo così, sono le strade da percorrere, cioè la preghiera e il patteggiamento, come normale. Dunque vediamo, scrive questo giornalista tedesco, si chiama Wolfgang Munkau, come e quando potrà finire il conflitto fra Russia e Ucraina, domanda che facciamo tutti. Forse il prossimo anno, dice, e con un accordo sporco, cioè frutto di una diplomazia nascosta che non soddisfa del tutto nessuna delle due parti. Non ho idea, dice, di quando finirà la guerra in Ucraina, ma posso avanzare un'ipotesi ragionata sulla sua conclusione. Ho l'impressione che ci sarà qualche cosa di molto simile allo scambio di prigionieri avvenuto di recente fra la Russia e l'Occidente. E qui lo descrive, ma noi l'abbiamo già descritto a suo tempo. L'intervento diplomatico, dice, quindi si deve passare alla diplomazia secondo lui, per mettere fine alla guerra avrà bisogno di tempi più lunghi di quello dello scambio di prigionieri. Ma anche questo avverrà nel modo più discreto possibile, magari è già in atto. Sarà indubbiamente uno shock per i sostenitori dell'Ucraina in Occidente, molti dei quali sono tuttora convinti che l'Ucraina può aspirare alla vittoria totale, compresa la liberazione della Crimea, e innescare persino un cambio di regime in Russia. Questo per me è una pia illusione. Il problema per l'Ucraina è che i suoi sostenitori occidentali non si sono fissati un obiettivo condiviso per l'esito del conflitto. Cioè, in poche parole, l'Occidente stesso non sa ancora quale può essere, diciamo così, l'obiettivo da raggiungere, che può essere anche un cessato il fuoco e una... Io l'avevo già detto tanti mesi fa, cioè come è avvenuto in Corea, che alla fine ha smesso di combattere, ha messo un confine e basta. È durato 40 anni, 50 anni. La guerra in Ucraina, dice il nostro giornalista tedesco, finirà quando entrambe le parti capiranno che il corso della guerra supera di gran lungo i possibili vantaggi. Certo, ma non siamo ancora arrivati a quel punto. Ecco qui il punto. Non siamo ancora arrivati a quel punto, c'è da capire che non conviene a nessuno. Le truppe russe avanzano ancora in territorio ucraino, specie negli ultimi due mesi, anche se con modestissimi risultati, cioè sono più metri che chilometri. L'offensiva ucraina nella regione russa confinante di Kursk, questa novità della esondazione, cioè gli ucraini che escono, vanno già dei confini e invadono una regione storica, famosissima come quella di Kursk. Questa offensiva, dice lui, rappresenta una manovra interessante, ma assai rischiosa. Se riuscirà, costringerà le forze russe ad abbandonare la linea del fronte in Ucraina per ripiegarsi verso l'interno, un'azione che potrebbe rappresentare per l'Ucraina una valida moneta di scambio per i negoziati di pace. Cioè, se questo sconfinamento degli ucraini nella regione di Kursk obbligherà i russi a indietreggiare le sue truppe del Donbass per portarle verso Kursk, potrebbe innescare, diciamo così, dal punto di vista dell'Ucraina, una moneta di scambio nei negoziati di pace. Tuttavia, dice, non vedo come l'Ucraina potrà mai riuscire a riprendersi le province occupate dalla Russia, specialmente quelle del sud, quelle del Donbass, né come la Russia potrà mai conquistare nuovi territori se non qualche piccolo villaggio qua e là. L'invasione di Kursk ha rappresentato sicuramente un colpo d'ala per i morali degli ucraini.
L'Ucraina in questo momento riscuote le simpatie dei media internazionali, ma la guerra non potrà essere vinta da una prodezza militare come questa. Purtroppo quest'ultimo successo non inciderà in modo significativo sulla stanchezza progressiva che affligge paesi come Stati Uniti e Germania nel continuare a fornire aiuto all'Ucraina. Cioè i paesi che aiutano di più l'Ucraina, come sappiamo, sono Stati Uniti e Germania. Non credo neppure che i risultati delle elezioni presidenziali americane avranno un impatto determinante sulla situazione. Cioè non sappiamo quello che potrebbe fare Trump. Sappiamo che quello che ha fatto Biden finora, cioè ha dato all'Ucraina quell'aiuto perché non crollasse, ma non ha fatto di più. Trump più o meno farà uguale, credo, perché poi alla fine lui quello che vuole è che gli europei paghino un po' di più i contributi alla NATO, non è che lui butta tutto sui soldi alla fine. Con l'inizio del terzo anno di guerra e con le linee dei combattimenti sostanzialmente immutate, molti in Occidente e non solo, i filorussi dell'estrema destra, auspicano la cessazione dell'ostilità in assenza di una svolta militare decisiva. Lo scetticismo è destinato a crescere, cioè praticamente c'è una situazione di stallo, che comunque anche l'invasione che ha fatto l'Ucraina dalla zona di Kursk non è in grado di cambiare l'assetto generale, a meno che la Russia non faccia quello che invece non ha fatto e non vuol fare, cioè ritirare una parte delle sue truppe dal Donbass per portarle là. Non l'ha fatto, non lo vuol fare, quindi alla fine la prospettiva è che si vada avanti ancora un anno senza combinare niente. Alla fin fine non si prevedono crolli né da una parte né dall'altra, anche perché l'Ucraina per il momento non può usare le armi a lunga gittata in territorio russo. È chiaro che se dovesse entrare in difficoltà l'Occidente potrebbe dare questo permesso, quindi alla fine non se ne esce. Tra i motivi dell'affievolamento del sostegno occidentale troviamo le difficoltà economiche. Gli aiuti all'Ucraina cominciano a erodere la spesa interna dei paesi amici e il budget militare è risicato ovunque. Il prezzo del gas ha ripreso a correre sui mercati energetici a causa del ruolo cruciale svolto dalla provincia di Kursk nel convogliare il gas russo verso l'Europa. Cioè adesso l'Ucraina tra l'altro controlla una parte di quel gas che va verso l'Europa, che passa per la provincia di Kursk, e magari l'Ucraina vorrà farlo pesare all'Europa per esigere degli aiuti maggiori. L'Ucraina ha occupato Sudza, nella provincia di Kursk, situata nei pressi degli impianti in cui il gas russo entra nella rete di condutture ucraine. Quindi, diciamo, l'Ucraina, in particolare in questi mesi, sta pensando anch'essa alle trattative di un domani, e cerca di avere le carte in mano, fra le carte in mano c'è anche quello del controllo del gas, di una parte del gas della Russia. L'economia della Russia per il momento regge ancora. Ho sollevato dubbi sull'efficacia delle sanzioni economiche, proprio in considerazione dell'enorme estensione del continente eurasiatico, cioè la Russia ha risorse illimitate, dove è quasi impossibile controllare le molteplici rotte commerciali. Ma India, Cina, Russia hanno rafforzato la loro alleanza strategica, soprattutto per il gas e il petrolio, mentre Putin si rifornisce di armi dalla Corea del Nord e dall'Iran. Perciò non c'è dubbio che la Russia è ben lontana dal crollare. Tuttavia le risorse russe sono lungi dall'essere inesauribili. In questo momento la Russia trae il massimo vantaggio dall'economia di guerra, ma anche questo è destinato a scomparire. Se non è una buona idea sfidare Putin a una gara di resistenza economica, non bisogna neppure trarre la conclusione opposta, e cioè che Putin sia disposto a prolungare la guerra all'infinito. Sì, cioè praticamente Putin adesso avrebbe bisogno di una nuova leva, ma non ha il coraggio di proclamarla una nuova leva, perché teme l'opinione pubblica che ormai è esasperata.
se non ci saranno cambiamenti sostanziali sul campo di battaglia il prossimo anno, non avrà senso per lui, cioè per Putin, continuare a combattere. Lo stesso vale per l'Ucraina, cioè se si va avanti ancora stando lì. Però negli ultimi mesi c'è un fatto nuovo, a mio parere, che non è da sottovalutare, e cioè che l'Ucraina ha nuove armi e che comunque occupa una piccola parte del territorio russo, ma dal punto di vista simbolico è molto importante. Adesso veniamo alla conclusione di questo articolo, che ci fa prevedere, secondo questa analisi, ci fa prevedere se le cose restano così, si va avanti ancora qualche mese e poi basta. Questo è il succo dell'articolo. Il presidente Volodymyr Zelensky pretende il ritiro completo delle forze russe, mentre la Russia vuole accorparsi in 4 province ucraine, quelle del Donbass. Benché la legge internazionale sia totalmente a favore dell'Ucraina, questa non è una guerra che potrà essere risolta da tribunali. Da una prospettiva militare, gli obiettivi di entrambe le parti appaiono poco realistici. Perciò, conclude il giornalista, il mio scenario di riferimento prevede che vi sarà un accordo a metà strada, 50-50, forse l'anno prossimo. Sebbene l'esito del conflitto appaia ancora incerto, c'è da scommettere che nessuno dei due contendenti otterrà ciò che reclama. Quindi l'Ucraina dovrà sicuramente rinunciare alle 4 province del Donbass e della Crimea. Poi non so poi a cosa dovrà rinunciare la Russia, certo anch'essa dovrà far marcia indietro rispetto agli obiettivi che si era posta. Quindi sarà un accordo sporco, in tutto simile al recente scambio di prigionieri, e verrà consigliato al mondo come un fatto compiuto. Questo dunque è un articolo che comunque ti dà una prospettiva di insieme che è molto realistica a mio parere, però ovviamente, come giustamente fanno i giornali, non vanno al di là, non posso andare al di là, diciamo, di queste previsioni, perché l'archeologia della storia non è una scienza giornalistica, quindi non lo trovi sui giornali, però noi sappiamo, cari amici, lo sappiamo, che lo sappiamo, potremmo dire che anche è affiorato anche una volta in una nostra trasmissione a Radio Maria, quando si commentava un messaggio, era affiorata, diciamo, la prospettiva, che però è di carattere, diciamo così, profetico, secondo cui dopo questa pausa, diciamo, ci sarebbe stata un altro inizio molto più grave. Quindi non so se vi ricordate quella famosa telefonata di Maria, nella quale diceva: no, in questo momento non c'entrano le bombe atomiche, come dire, forse ci entreranno dopo, quindi non sappiamo. Però il fatto, intanto conseguiamo l'obiettivo, diciamo, del cessate il fuoco, preghiamo, che la preghiera ha sempre una grande efficacia, e che preghiamo perché le cose vadano come la Madonna desidera che vadano, cioè verso una pacificazione. Poi i modi di trovare la Madonna lei stessa. Questo è un articolo interessante, che ho letto volentieri. Adesso però ora leggo un altro. Tra l'altro ho impiegato molto tempo. Questo che vi leggo adesso è molto interessante, non so se riesco a leggervelo tutto. E cioè è un articolo di professor Roberto De Mattei, che è uno storico notevole, è anche uno storico di formazione cattolica e soprattutto di formazione mariana, e i suoi articoli sono sempre molto interessanti. Alcuni vi ho letti in passato perché sono istruttivi, e questo ve lo leggo in parte perché è molto interessante. Cioè c'è un po' la diceria secondo la quale, è una diceria più che altro, è una forma di propaganda, secondo la quale la Russia è invincibile. Effettivamente
possiamo dire che ha conseguito nella sua storia tre grandi battaglie nei confronti dell'Europa, e queste tre grandi battaglie le ha vinte, e grazie a queste grandi battaglie ha costruito un impero. Cioè, praticamente sono tre le battaglie che ha vinto la Russia nella sua storia. La prima è quella nei confronti del giovane re svedese Carlo XII, che era entrato appunto nel territorio russo, ma che Ivan il Grande lo ha affrontato, siamo nel 1700, lo sconfisse, e la Russia estese il suo impero anche nei paesi baltici. Vi riassumo: la seconda volta l'invasione russa è stata quella della grande armata di Napoleone il secolo dopo, nel 1800. L'armata di Napoleone contava 600.000 uomini, che però erano provenienti non solo dalla Francia ma da tanti altri stati, e la battaglia decisiva si svolse in Russia sulle colline di Borodino il 7 settembre del 1812, e Napoleone vinse quella battaglia. Ma poi, quando il suo esercito cercò di marciare su Mosca, trovò una Mosca deserta, tutti gli abitanti erano stati fatti fuggire, in modo tale che poi il generale russo inseguì Napoleone nelle steppe russe finché non lo vinse. Fu una vittoria strategica straordinaria, per cui poi Napoleone, cari amici, perse in Russia 530.000 uomini, dei quali 120.000 furono catturati, e così nel 1814, due anni dopo, Napoleone fu sconfitto dagli inglesi a Waterloo. Queste sono le prime due grandi vittorie russe nei confronti dell'Occidente, ma la terza più grande fu quella di Hitler. Contro Hitler, che fu anche la più sofferta, e che a mio parere i russi vinsero con l'aiuto degli occidentali, insomma. E vi leggo brevemente, perché questa è guerra mondiale che abbiamo, i nostri padri hanno vissuto, è la seconda guerra mondiale. Vediamo, una delle caratteristiche della seconda guerra mondiale è stato il fatto che c'è stata un'alleanza fra Occidente e anglo-americani, praticamente, e anglo-americani e russi contro Hitler, il quale perse, ma perse per un pelo, possiamo dire, perché alla fine non vinse la corsa verso la bomba atomica, quindi possiamo dire che c'era la provvidenza di mezzo. Vediamo dunque questa terza guerra che i russi continuano a osannare, la loro grande vittoria, che c'è stata effettivamente, ma senza l'Occidente non vincevano, perché è stato Stalin a chiedere a Roosevelt, al presidente americano, di aprire un nuovo fronte sbarcando in Normandia, così che i tedeschi hanno dovuto spostare le truppe sul fronte occidentale, e così la Russia ha dilagato nel fronte orientale, ovviamente. Però questo però i russi non lo dicono. Allora, il tentativo di conquista più radicale fu quello di Hitler, che con un improvviso capovolgimento di fronte cancellò il patto Molotov-Ribbentrop. Questo patto, cari amici, era un patto secondo cui la Germania di Hitler ha pattuito con Stalin la divisione la spartizione dell'Europa. Cioè, questo ormai possiamo dire veramente così. Cioè, Stalin e Hitler hanno fatto un patto in base al quale hanno diviso l'Europa per metà per ciascuno. Ma poi Hitler praticamente ha rinnegato quel patto, perché poi ha attaccato la Russia, insomma. Si credeva tanto forte da poter fare a meno della Russia. Dunque, allora, forte di questo accordo, Hitler aveva invaso nel 1939 la Polonia occidentale, dando inizio alla Seconda Guerra Mondiale. Stalin, da parte sua, nel giugno 1940 aveva occupato la Polonia orientale e i tre stati balcanici, cioè Estonia, Lettonia e Lituania. Ma il 22 giugno 1941 scattò l'operazione Barbarossa, con la quale l'esercito tedesco invadeva la Russia. L'armata sovietica era molto più numerosa,
ma Hitler confidava nella maggior qualità del corpo di ufficiali e nella guerra lampo dei suoi generali. La rapidità dell'avanzata militare tedesca sorprese Stalin, convinto che Hitler non avrebbe mai osato ripercorrere le tracce di Carlo XII di Svezia e di Napoleone, cioè avrebbe mai osato arrivare fino a Mosca. Invece, a dicembre, i carri armati tedeschi, dopo aver travolto l'Ucraina, si presentarono alle porte di Leningrado, l'attuale adesso non mi viene più il nome, e di Mosca, cioè non mi viene più il nome, se la sali, la bellissima cittadina nel cui abbiamo anche Radio Maria al nord della Russia, e Mosca. Quindi è arrivato fino a Mosca Hitler. Nell'inverno del 42-43 arrivano al centro industriale di Stalingrado, questo Stalingrado che c'è al sud della Russia, quindi praticamente hanno invaso la Russia dal nord e dal sud i tedeschi. Pietroburgo, dunque, era la città che allora si chiamava Leningrado, adesso si chiama Pietroburgo. I sovietici riuscirono a non perdere la guerra grazie ai loro maggiori riserve in termini di uomini e di mezzi, combattendo a differenza dei tedeschi su un unico fronte. Cioè i tedeschi combattevano anche sul fronte occidentale contro gli inglesi e gli americani e anche i francesi. Stalingrado rappresentò il momento in cui la guerra svoltò a favore dei sovietici. L'Armata Rossa solo nel 1943 subì quasi 8 milioni di perdite. Dunque, l'Armata Rossa solo in quell'anno, 1943, subì quasi 8 milioni di perdite totali. Quindi 8 milioni in un anno, una cifra enorme. Ma l'ago della bilancia, grazie anche a questo deliberato olocausto, si spostò a favore di Stalin. Allora, dopo queste tre grandi vittorie, ovviamente la Russia, diciamo così, ha avanzato, ha diffuso il mito della sua invincibilità. Per cui De Mattei si chiede, la Russia è dunque invincibile? Risponde, la invulnerabilità della Russia è una leggenda superficiale, basata sull'ampiezza del suo territorio e sul numero dei suoi abitanti, che non sono tantissimi. Sono 140 milioni, ma il 20% non sono di etnia russa. Senza tener conto però delle caratteristiche psicologiche del suo popolo, che è intelligente e meditativo, ma al tempo stesso indolente e fatalista. I russi preferiscono la pace alla guerra e il loro esercito si è rivelato spesso un colosso di argilla. Le vittorie contro Napoleone e Hitler furono dovute soprattutto al fattore inverno e agli errori strategici dei generali nemici, che confidarono troppo nelle loro capacità militari. E qui fa tutta una scia, diciamo così, De Mattei, di battaglie che la Russia ha perso. Quella della guerra in Crimea dal 1853 al 1856, iniziò il crollo dell'impero degli zar, che è culminato nel 1917 con la rivoluzione bolscevica. Ha perso la guerra in Afghanistan dal 1979 al 1989, l'armata sovietica fu sconfitta e sempre nel 1989 il muro di Berlino iniziò a sgretolarsi. Insomma, poi ovviamente c'è stato il crollo dell'impero sovietico nel 1991 e poi, cari amici, anche il colpo di mano in Ucraina della Russia nel febbraio del 2022 alla fine è fallito, per cui la Russia ha dovuto accontentarsi, attualmente ha dovuto accontentarsi del 17% del territorio ucraino, che è già in gran parte comunque popolato dai russi. E nel medesimo tempo ha perso un territorio vasto più di 1000 chilometri nella zona di Kursk, come abbiamo detto. Quindi, conclude De Mattei, al di là degli aspetti strategici, questa vittoria, questo fatto che è stata bloccata l'avanzata russa in Ucraina, ha un profondo significato simbolico, perché dimostra la determinazione degli ucraini nella difesa della loro patria. Quindi Putin deve comunque ammettere il fallimento dell'operazione speciale e deve ammettere, cosa che non fa, l'esistenza di uno stato di guerra con l'Ucraina. Quindi
Questa dunque è la situazione attuale, dove la Russia adesso ha innestato una riconquista dei territori persi nel 1991 con l'accordo dell'Unione Sovietica. Il primo boccone doveva essere l'Ucraina, ma in realtà finora non ha realizzato niente, e per cui è arrivato al punto di intimidire gli avversari con le bombe atomiche. Infatti proprio qualche giorno fa il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitry Medvedev, commentando l'approvazione della legge approvata dal Parlamento ucraino, la legge che ha messo al bando la Chiesa ortodossa dall'Ucraina, Medvedev ha affermato che il paese, cioè l'Ucraina, sarà distrutto come Sodoma e Gomorra, mentre Putin accusa la NATO e l'Occidente di armare gli ucraini e Putin stesso agita lo spettro nucleare. Quindi siamo arrivati a questo, cioè la Russia, pur di difendere il mito della sua invincibilità, è pronta a usare le bombe atomiche. Questo è un capitolo, questa è una prospettiva, alla quale anche dal punto di vista delle profezie mariane non sappiamo rispondere. Noi, i nostri ascoltatori rispondono sempre che se la Madonna trionfa non può trionfare sulle macerie delle bombe atomiche, e hanno ragione, però chissà, magari una bomba magari la useranno, perché c'è pure da spiegare questo crollo della Russia che ci sarà nel tempo dei segreti. Cioè, nel tempo dei segreti sarà sicuramente il crollo della Russia, perché tu non puoi spiegare la conversione del popolo russo. Cioè, alla fine del tempo dei segreti il popolo russo si converte. E perché si converte? Sì, ci sarà una causa soprannaturale, ma le cause soprannaturali agiscono sempre nella realtà storica. Quindi una conversione del popolo russo è ipotizzabile perché? Una conversione del popolo russo è ipotizzabile perché, essendo in questa fase della storia, essendoci un'unità profonda fra lo Stato che è un potere politico assoluto, e la religione ortodossa, per cui sono come le due bestie dell'Apocalisse in un certo senso. E comunque la Chiesa ortodossa sostiene incondizionatamente lo Stato, e lo Stato sostiene incondizionatamente la Chiesa ortodossa. Insomma, siamo di fronte a questa realtà, e ambedue sono determinati a realizzare i loro obiettivi anche usando le armi nucleari. Cioè, anche Kirill ha parlato chiaro che se sarà violato il suolo russo sarà Armageddon. Quindi, allora, nel momento in cui questo progetto crollerà, cioè il progetto di dominare il mondo da parte di questo neoimperialismo russo ortodosso, cioè noi siamo di fronte a un neoimperialismo russo ortodosso che deve conquistare il mondo. State attenti al ragionamento, vi prego. Il fallimento di questo progetto, perché questo progetto fallirà nel tempo dei segreti, e forse fallirà proprio a causa della Madonna che li rivela tre giorni prima. Il fallimento di questo progetto russo-ortodosso di conquistare il mondo farà sì che il popolo russo si sbarazzerà non solo del regime putiniano, ma anche della Chiesa ortodossa, e si convertirà al cristianesimo. Questa per me è un'ipotesi da prendere in considerazione. Difatti De Mattei così termina: chi combatte per la restaurazione dell'Occidente cristiano non si lascia impressionare dalle minacce nucleari russe. Il messaggio di Fatima ci assicura, De Mattei non crede a Medjugorje, però crede a Fatima, anzi è un grande conoscitore di Fatima, il messaggio di Fatima ci assicura che dopo l'inevitabile castigo dell'umanità per i suoi peccati, la Russia volterà le spalle alla religione ortodossa, all'ideologia comunista e all'eredità asiatica, per tornare a quella fede cattolica che sbocciò a Kiev sotto Vladimiro alla vigilia dell'anno 1000. Quindi questa dunque è la profezia, la conosciamo,
che alla fine la Russia si convertirà. Perché si convertirà? Perché il progetto imperiale Putin-Kirill fallirà fragorosamente, insieme anche agli altri, diciamo, alle altre ideologie che sono connesse all'Occidente. E questo crollo da una parte dell'Occidente porterà, diciamo così, al rinnovamento della Chiesa, al trionfo della Chiesa Cattolica di fatto, e in Oriente, cioè in Russia, porterà a questo, al ripudio della fede, della Chiesa Ortodossa da parte dei russi, perché si è alleato uno Stato che li ha portati alla rovina, e quindi all'entrata dei russi nella Chiesa Cattolica. Insomma, sono prospettive a mio parere che hanno un senso, sulle quali si può riflettere. Comunque alla fine la Russia si convertirà. Ci deve essere una causa umana per cui si converte, ed è perché perde la coalizione Putin-Kirill, perderà la guerra. La perderanno anche gli altri, ma loro ancora più duramente la perderanno. E quindi i russi finalmente si libereranno della casta che li ha portati alla rovina. So benissimo che molti non la pensano così, però insomma... Cioè, dobbiamo anche essere un po' coraggiosi nel pensare, dico, dobbiamo anche essere un po' coraggiosi nel pensare, non indurirci nelle nostre posizioni. Cerchiamo di alimentare un po' la fantasia anche, e cerchiamo di immaginare anche, perché l'azione di Dio è straordinaria. Con questo, cari amici, ho terminato la mia lettura della cronaca della storia. Dunque, per quanto riguarda il blog, cari amici, ormai siamo alla fine, devo fare la svelta. C'è una piccola novità che voglio stuzzicare la vostra curiosità. E cioè, ho fatto una ricerca su quale è stata... Voi sapete che la più bella descrizione che è stata fatta dalla Madonna, a mio parere, è quella di Melania alla Salette, che ha fatto una descrizione della Madonna veramente ispirata, una cosa insuperabile. E ho voluto guardare anche chi dei vegeti di Međugorje è riuscito a fare una descrizione della Madonna, diciamo così, di alto livello spirituale. Ebbene, chi si è fatto vedere tutto quello che hanno detto i sei veggenti, quello che io so, e ho scelto chi dei sei ha fatto la più bella descrizione della Madonna. Voi non immaginate neanche chi è, non lo potete immaginare chi è. Allora, andate sul blog e ritroverete il testo di questa descrizione della Madonna e diritemi anche il vostro commento al riguardo, cari amici. Per cui il blog è blog di padrelivio.it se usate Google. Se invece entrate attraverso il sito redomaria.it, entrate nel sito di Radio Maria, cliccate in alto, c'è l'icona del blog, entrate, e così, cari amici, di fronte a una descrizione della Madonna fatta da un veggente di Međugorje che comunque, quando l'ha fatta, era ancora giovanissimo, senza cultura, come poteva aver fatto una descrizione della Madonna così se non l'avesse vista? Ok? Bene, con questo ho terminato. Vi raccomando, cari amici, entro la fine della settimana esce il libro, nuovo libro, bellissimo, ve l'assicuro, Međugorje, il futuro è Dio. Maria guida il suo popolo verso un tempo di primavera. Potete già ordinarlo qui a Radio Maria attraverso WhatsApp 031 610 600, attraverso il telefono all'ufficio informazioni 031 610 600, WhatsApp 031 610 610, email info.ita@radiomaria.org e attraverso il sito radiomaria.it cliccando catalogo. Dunque,
ripeto sa perché ogni tanto me lo sbaglio, 031 610 610. Settimana prossima sicuramente incominceremo a leggerlo e a godercelo, questi libri che ci preparano ai grandi eventi dei segreti che nel medesimo tempo alimentano la nostra vita spirituale. Restate sempre in sintonia e continuate, carissimi, ad aiutare con generosità, come state facendo, la nostra carissima Radio Maria.